Ciao, sono Gabriella, la cuoca di Siamo Fritti di Ascoli Piceno. Sono qui a Giallo Zafferano per farvi vedere le olive ascolane vegetariane. Buona furia! Prepariamo il ripieno per le olive vegetariane. Prendiamo le verdure già lavate, tagliamo la cicoria, grossi pezzi, tagliamo la zucchina, le bietole e gli spinaci possiamo aggiungerli così come stanno. In padella verso abbondante olio, poi aggiungo il mio trito di cipolla, carota e sedano con 30% di sale. Adesso aggiungo le verdure e aspetto prima di mettere gli spinaci che sono più teneri. Metto un pizzico di pepe, copriamo e aspettiamo 5-10 minuti. Ora gli spinaci, copriamo e aspettiamo un quarto d'ora, 20 minuti. Le verdure sono pronte e raffreddate, adesso li maciniamo. Aggiungiamo del pane in modo che ci aiutiamo a spingere le verdure. Verso il macinato in una ciotola aggiungo l'uovo, il parmigiano, una grattata di noce moscata e mescoliamo. Il risultato finale del composto dovrebbe essere asciutto e compatto. Se ciò non avviene, aggiungo un cucchiaino di amido di mais. Il composto è pronto, passiamo alle olive. Le ho lasciato in ammollo la sera prima col finocchietto. Prendiamo le olive e le tagliamo a spirale in questo modo. Questo è il metodo tradizionale per togliere il nocciolo, ma in commercio ci sono anche quelle denocciolate che vanno benissimo. Adesso riempiamo le olive. Dopo averle farcite, passiamo alla panatura. Per la panatura usiamo un pangrattato verde. Lo facciamo diventare verde con polvere di spinaci disidratati. Quindi passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e poi nel pangrattato. Adesso possiamo friggerle. Olio bollente, pochi minuti e sono pronte. Le scolo su carta per fritti. Adesso l'assaggio.